I am very glad to be able to express my friendly feelings towards the American nation. Una personalità trascinatrice. Una determinazione calvinistica. Un lottatore, un domatore di folle. Ha la bellezza virile e feroce dei busti del Rinascimento italiano. Sembrerà strano, ma sono parole di giornalisti americani. Speranza per la gioventù. Una sovrumana dinamo umana. Per quasi 15 anni Mussolini piace, e molto, all'America. L'uomo del momento troverà la soluzione della democrazia. E lui farà di tutto per piacergli. Who are working to make America great? Ispirazione per l'umanità intera. Un lungo idillio che si concluderà solo con le guerre d'Etiopia e di Spagna, con le leggi razziali, con l'alleanza con Hitler. Questa è una delle pagine più buie del giornalismo americano. L'assassinio di un re, la morte di un papa e l'eruzione del Vesuvio. All'inizio del nuovo secolo, queste le uniche cose dell'Italia che interessano al pubblico americano, secondo Salvatore Cortesi, capo dell'ufficio romano della Associated Press per oltre 30 anni. Certo, i turisti non sono mai mancati. Roma e il Colosseo, Napoli e Pompei, Firenze, Venezia, hanno un fascino potente e irresistibile. Due Italie si parano davanti agli occhi dei giornalisti occidentali. Da una parte l'Italia del mito, che parte dalle sue prime civiltà italiche. Poi la Magna Grecia, naturalmente la Roma imperiale, per proseguire nel Medioevo e infine nel Rinascimento. Poi niente, assolutamente niente. L'altra Italia, infatti, quella che parte dalla fine del Rinascimento e arriva a quei travagliati anni, è un paese fatto da inguaribili individualisti e fannulloni, oppresso da una irriformabile burocrazia, con poco o nullo rispetto delle leggi e dell'autorità. Ma questo fa parte delle tare dell'Italia. C'è poco da fare. È così. Quello che veramente preoccupa i giornalisti, così come gli uomini politici, è qualcos'altro. È il Red Scare, la paura comunista scatenata dal biennio rosso, il 1919-1920. Le fabbriche occupate da operai armati, le leghe contadine che decidono quali e quante terre lavorare, il Partito Socialista che sembra inarrestabile. Tutti gli osservatori esteri vedono l'Italia scivolare o addirittura precipitare verso l'anarchia o la rivoluzione sociale. La risposta fascista, allora, può essere quella giusta. L'idea che in un paese importante dell'Europa come l'Italia vi fosse un regime decisionista, anche autoritario e anche indifferente ai problemi fondamentali della libertà, no, ma questa idea non dispiaceva, perché faceva pensare che comunque in un'Italia che dopo la guerra era stata travolta da scioperi, miseria, disoccupazione, eccetera, adesso dava, insomma, l'impressione di essere un paese in grande ripresa. A capo di questo movimento c'è Benito Mussolini, un personaggio che inizia a suscitare interesse tra i giornalisti. Una in particolare, Ann O'Hara McCormick, che in due articoli sul prestigioso New York Times lo descrive come il suscitatore di una vera e propria rivolta generazionale contro la sterile saggezza dei governi.
Eccolo, il salvatore della patria, che guarda soddisfatto in camera mentre sta firmando la grazia a un fascista che potrà riabbracciare la sua amata. È la sequenza finale di The Eternal City, travagliata storia d'amore tra un giovane fascista e una donna, sullo sfondo di una Roma nel pieno dello scontro tra sovversivi rossi e fascisti. A meno di un anno dalla marcia su Roma, l'ebreo polacco Samuel Goldwyn, uno dei creatori del mito di Hollywood, decide di non badare a spese, ingaggiando per i ruoli principali due autentici divi del momento, Lionel Barrymore e Barbara Lamar. Mussolini, da consumato giornalista, intuisce immediatamente il ritorno di immagine che può portare il film e allora concede comparse a migliaia. Luoghi unici, come le terme di Caracalla e il Colosseo, concessi come location inimitabili. Ricorderà il cineoperatore Arthur Miller. Mussolini era così entusiasta del progetto che teneva il suo ufficio aperto per noi a qualsiasi ora. In Eternal City ritroviamo tutti i temi cari ai giornali americani. L'Italia sull'orlo di una rivolta sociale. Mussolini che ristabilisce l'ordine grazie alle camicie nere paragonate addirittura ai mille di Garibaldi. In particolare la famiglia Cortesi, questa famiglia Cortesi che è molto importante per la storia del giornalismo americano e italiano in questi anni, erano amici di Mussolini da vecchia data. E poi Salvatore Cortesi, il capofamiglia, era il direttore dell'Associated Press, dell'ufficio romano dell'Associated Press. L'Associated Press forniva informazioni a una catena enorme di giornali americani, che erano appunto 1200-1300 giornali diffusi su tutto il territorio americano, dalle piccole città alle grandi città. A questo si deve aggiungere che il figlio Arnaldo, che poi sarà un premio Pulitzer negli anni 50, quindi una grande firma, inizia la sua attività di giornalista praticamente facendo il corrispondente da Roma del New York Times. Addirittura poi veniamo a sapere negli anni 30 che aveva chiesto la tessera del PNF, ma al Mincul Pop l'avevano consigliato di non prenderla perché gli faceva più comodo averlo senza tessera piuttosto che con la tessera. Dopo la marcia su Roma, il fascino di Mussolini sembra aver ormai ipnotizzato tutta la grande stampa europea e americana in particolar modo. Del resto, come non fare il tifo per uno che ha rimesso in sesto un paese, facendo una rivoluzione addirittura senza spargimento di sangue? Uno che ha combattuto per liberare il re dalle catene della cricca bolscevica, come diceva a tutta pagina l'Evening Public Ledger di Filadelfia. Eppure non è difficile capire cosa è il nuovo movimento. Lo ha fatto vedere bene nei mesi precedenti. Lo ribadisce Mussolini nel suo primo discorso da capo del governo. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decidi a tutto e quasi misticamente pronti ad ogni ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Ma per i cinegiornali del British Pathé è semplicemente uno strong man, un uomo forte, che arriva a Londra con la tuba in testa per la conferenza interalleata sulle riparazioni tedesche, pienamente d'accordo con Francia, Gran Bretagna e Belgio. Uomo forte ma anche speranza per la gioventù, ribadisce in prima pagina il New York Times del 5 novembre 1922. Una vera e propria apologia corredata da un ritratto di Mussolini in posa languida. Lo stesso giorno, sempre il Public Ledger lo definisce il Roosevelt d'Italia. Theodore, naturalmente, presidente degli Stati Uniti all'inizio del secolo. Un altro uomo veramente forte. Un paragone che piace. Da questo momento diventerà una costante per tutti gli anni venti. Certo Roosevelt, ma per un uomo politico italiano, Cesare è sicuramente il termine di paragone più appropriato. Ma oramai non ci sono più limiti alla fantasia e all'esagerazione. Una sovrumana dinamo umana, lo definisce il Chicago Daily News.
Che Dio lo benedica e protegga lui e l'Italia, si sente di dire Kent Cooper, general manager dell'Associated Press, dopo un'udienza con Mussolini. E poi divino dittatore, uomo di forza, fascino e gentilezza, che sta iniziando l'alba di una nuova civiltà. Ma come si spiegano queste parole al limite dell'incredibile? Intanto si cerca di corrompere, diciamo, professionalmente il giornalista, trattandolo bene, dandogli tutta una serie di privilegi, concedendogli. Se non bastava il mezzo corruttivo, allora si passava ad altre forme, tra cui l'ammonizione, l'intimidazione, la minaccia verbale, il rimbrotto. Veniva convocato il giornalista nella sede del Ninkulpop, gli si diceva esplicitamente che non andava bene. Partito fascista, fascismo e Italia era una cosa sola. Quindi c'era un'identità assoluta. Se tu attaccavi il fascismo, attaccavi l'Italia. Neppure la notizia del rapimento di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924 sembra scuotere più di tanto la stampa americana, anche quando le responsabilità di Mussolini appaiono chiare. Il regime, per un momento, sbanda. Per i colleghi in Parlamento, per la stampa ancora libera, per l'opinione pubblica sembra davvero troppo. Ma anche in questo frangente i corrispondenti americani assumono una condotta prudente. Piccoli articoli, velocemente relegati nelle pagine interne. Ma in America questa uccisione di un deputato socialista non era considerato, diciamo, quel dramma che fu considerato giustamente dai migliori italiani che vivevano in Italia subendo il regime fascista anche nel 24. Allora, questa incertezza lavorò a favore di Mussolini perché rafforzò l'immagine appunto di un potere che era capace di assorbire anche crisi drammatiche come queste. Tra tutti i giornali d'America, solo due quotidiani escono fuori dall'imbarazzante coro. Intanto introducono subito l'elemento affaristico. Uno dei due comincia a parlare della Sinclair Oil, comincia a dire: signori, qui negli ambienti non ufficiali, qui circola un'altra verità. Questo l'hanno fatto fuori perché si accingeva a denunciare loschi affari che toccavano anche il capo del governo, quindi diamoci piano. E addirittura il Chicago Tribune manda a Roma George Seldes, e lui fa il giornalista americano, comincia a indagare sulle cause, i motivi, contatta l'opposizione, si fa dare documenti che fa pubblicare sul giornale dall'opposizione. Quindi dà fastidio, e quindi lui viene espulso. Con vivo compiacimento e realizzando un mio autentico e non recente desiderio, colgo l'opportunità di far giungere la grande nazione d'oltreoceano ai suoi cittadini e dagli operosi emigrati italiani la mia voce. È la voce di Mussolini che si rivolge direttamente al popolo americano. Sono le 21:30 del 14 dicembre del 1926. Lo fa attraverso le nuove potenti stazioni radio del Chicago Tribune. Sì, proprio il quotidiano più critico verso il regime. Pubblica ancora qualche vignetta critica, ma ormai sembrano punture di spillo. Questo messaggio significa molte cose. Significa che l'unico giornale che in qualche modo si era un po' contrapposto al regime, molto critico, si era piegato alla fine. Significa anche che questa rete che il Chicago Tribune aveva, potentissima, questa rete radiofonica che raggiungeva tutti gli angoli del paese, della nazione americana, e beh, questa comincia a sentire la voce di Mussolini. Un movimento popolare che ha esaltato tutti i valori nazionali, un governo forte che ha riorganizzato la nazione, un sistema politico che ha creato uno Stato veramente nuovo e moderno,
in cui tutti i legittimi interessi sono equilibrati ed armonizzati. Nel 1927 Fox lancia il Movieton, video e audio accoppiati, una vera rivoluzione. Vengono fatte riprese sonore dei più grandi personaggi del momento. Il presidente Coolidge, naturalmente, Charles Lindbergh, reduce dalla prima straordinaria trasvolata dell'Atlantico, e Benito Mussolini. I am very glad to be able to express my friendly feelings towards the American nation. Friendship with which Italy looks at the millions of citizens who from Alaska to Florida, from the Pacific to the Atlantic, live in the United States, is today deeply rooted in our hearts. This feeling, created by mutual interests, shall contribute to the preparation of an ever brighter era in the life of both nations. Dimenticato velocemente l'assassinio di Matteotti, la popolarità di Mussolini sta salendo in Italia, in Europa e soprattutto in America. C'è anche chi lo prende un po' in giro per le pose stentoree e l'aria truce, e non è uno qualsiasi. Now that is what I call my Mussolini study. Il commediografo irlandese George Bernard Shaw, premio Nobel per la letteratura nel 1925, anche lui protagonista di un filmato audio Movieton, non si trattiene dal fare un po' di ironia sul duce. But the difficulty is that he can't take it off. Now if you watch me, I can put on that imposing look that terrifies you. The Mussolini look. But now just watch. You're the cream in my coffee. You're the I can take it off. Now Signor Mussolini cannot take it off. Sì, è canzonatorio, ma dimostra attenzione. Del resto si dice che non si è veramente famosi se non c'è qualcuno che ti imita e qualcun altro che ti somiglia. E Mussolini ha anche il sosia, in America naturalmente. È un barbiere newyorkese, Frank Valentinos, e pare che, come dice il cartello, la sorprendente somiglianza con Mussolini infastidisca il dittatore italiano. 24 ottobre 1929. Alla borsa di New York crollano i prezzi dei titoli azionari. Il panico dilaga. Tutti si vogliono disfare di titoli che nessuno vuole più comprare. Da questo momento l'America non sarà più la stessa. L'economia si è bloccata, così come la promessa di prosperità per tutti. Disoccupati e disperazione ovunque. E la politica sembra impotente. Ma dall'altra parte dell'oceano, forse, c'è la soluzione. Non t'arrabbiare, la vita è breve, tu non si deve dimenticare. Mentre gli americani si mettono in fila d'attesa per un pasto caldo, l'Italia è in pieno fervore. Il dolce non far niente, che ogni osservatore, più o meno vicino al regime di Mussolini, attribuiva al carattere degli italiani, è oggi per la prima volta messo in dubbio proprio grazie all'atmosfera ricca di fervore, di disciplina, di autocontrollo che si respira in Italia. Tanto che il regime proibisce che si canti una canzone molto popolare al tempo, che diceva molto romanescamente, ma anche poco fascisticamente. Non t'arrabbiare, la vita è breve. Gli Stati Uniti, con questa crisi, non sono in grado più di fare, in un certo senso, da garanti della stabilità del mondo politico internazionale, che era uscito dalla guerra. Perché è vero che non erano entrati nella società delle nazioni, avevano rifiutato, diciamo, di entrare, e che poi era una creatura di Wilson, da qui il paradosso. Questo è vero, però l'isolazionismo politico non significò allora l'isolazionismo economico e finanziario. Quindi la crisi di Wall Street rimescola
rimette in gioco quello che faticosamente era uscito dalla Prima Guerra Mondiale e dalle varie conferenze di pace. La rivoluzione fascista è circondata da un mondo di nemici. Voi vi preparerete a combatterli dovunque e senza tregua. Mussolini gioca la sua partita su più tavoli. Così, mentre da una parte mobilita le sue truppe con parole minacciose, dall'altra lancia parole distensive verso il grande paese oltreoceano. Il 1 gennaio del 1931 parla dai microfoni della NBC e dopo 4 giorni di nuovo davanti alle cineprese. È rassicurante, quasi pacifico. As the Prime Minister of the Italian government and head of the fascist movement which has been ruling Italy these 9 years, and as a man I wish to reject and repudiate all the futile chatter and information of those people who pretend to know that Italy wants to prepare for war. Ed è credibile, perché sa di cosa parla. I fought in the war as a private soldier, among soldiers. I know what war means. Parla in piedi, dietro la scrivania del suo nuovo ufficio, la sala del mappamondo a Palazzo Venezia. In inglese. Look, it sounds horror. Una lingua che gli risulta sempre ostica, malgrado le tante lezioni private prese da una giornalista inglese, Lillian Gibson, corrispondente del New York Herald Tribune. La Gibson, una donna alta, bionda e formosa, pare, da quello che riportano i documenti dell'occhiuta polizia politica, non abbia lasciato insensibile Mussolini. La nuova Italia piace. E cosa la rappresenta meglio del meraviglioso Rex accolto con tutti gli onori a New York nel 1932? La lunga campagna propagandistica di Mussolini ha avuto i suoi effetti. Dopo i tanti articoli, i messaggi radio, i cinegiornali sonori, ora scende in campo addirittura Hollywood. Nel 1933 la Columbia Pictures realizza addirittura un lungometraggio dedicato interamente a Mussolini e al fascismo. Si chiama Mussolini Speaks ed è scritto dal famoso giornalista Lowell Thomas. Just what sort of a human being is this man Mussolini? Let's see for ourselves. All'inizio della pellicola è scritto: questo film è dedicato a un uomo del popolo le cui azioni per la sua gente saranno sempre di ispirazione per l'umanità intera. È un'Italia diversa, moderna, ma anche attenta alle proprie tradizioni, quella forgiata dal Duce, che è riuscito, come dice il film, anche a piegare i fannulloni e i facinorosi, facendo sparire per sempre il disordine, la demagogia, il settarismo. Il film, che sarà distribuito nelle sale di tutta l'America e raggiungerà l'incasso record di $1 milione, nasconde qualcosa di più rispetto alla semplice propaganda, seppure in chiave hollywoodiana. A fare da filo conduttore è il discorso di Mussolini tenuto nel 1931 a Napoli. Un discorso importante, rimasto nella storia come il discorso dei diaframmi. Parte dalla situazione economica e politica che sembra senza via d'uscita. E quanto tempo dovrà ancora passare per convincersi che nell'apparato economico del mondo contemporaneo c'è qualche cosa che si è incagliato e forse spezzato? La risposta del fascismo a questa crisi è diversa da quella data da tutti gli altri. Diversa dalla Russia sovietica, ma anche diversa dai paesi ad economia liberale. Tanto economica, ma è ormai soprattutto spirituale e morale, non ci deve fermare in uno stato di abolio di inerzia.
tanto maggiori sono gli ostacoli e tanto più precise e diritta deve essere la nostra volontà di superarli. Ma cosa vuol dire questo discorso? E soprattutto perché usare per un film del 1933 un discorso di 2 anni prima? La risposta è Franklin Delano Roosevelt, il nuovo presidente degli Stati Uniti. È la sua ricetta politica ed economica per uscire da una crisi che sembra infinita. È il New Deal. C'era un interesse da parte dell'amministrazione americana per gli esperimenti che si facevano in Italia in quel momento, ma anche prima con il progetto fine anni 20 della bonifica integrale e col progetto come la battaglia del grano, vi erano state, diciamo, delle premesse di un tipo di politica economica assolutamente inedito in campo capitalistico. Il 2 maggio 1933 il ministro delle finanze Guido Jung e una delegazione italiana sbarcano a New York dal Conte di Savoia. My mission may lead to the results which my chief expects from me. Il giorno successivo sono ricevuti alla Casa Bianca in un clima di grande familiarità. Concordano nel giudizio preoccupato, ma non troppo, su Adolf Hitler, giunto al potere poche settimane prima e definito da qualcuno il Mussolini di Germania. E soprattutto ribadiscono che Stati Uniti e Italia sono gli unici paesi capitalistici al mondo che, sul terreno economico, sociale e politico, cercano una terza via.